Cioè, posso anche cambiare il tempo, guarda. Nuvoloso, piovoso, neve. Possiamo cambiare il tema della città, quindi le stagioni. Possiamo essere in primavera, in autunno o in inverno. L'estate non esiste. Oddio, che bello! Poi abbiamo i climi. Science. Possiamo cambiare i cartelloni pubblicitari. Ok. Possiamo mettere i video. No, vabbè. Possiamo far partire i video sui cartelloni pubblicitari. Posso mettere un... No, vabbè, cringe, non lo metterei il mio video. Però sì, volendo si può fare. Cioè, puoi mettere un tuo video sul cartellone. No, vabbè. Abbiamo alberi, quindi possiamo scegliere anche la tipologia di alberi che vogliamo piantare. Quindi se la vogliamo, se vogliamo la città con i zelkova tree, se vogliamo i maple tree, se vogliamo le palme. Questo... Pianta cinese, non so che cosa sia. Forse è un ciliegio. Il ginkgo. Ginkgo biloba. I pini. I cipressi. Cioè, guarda che bello. Ah no, questo è il cherry. Posso scegliere anche il colore volendo. Cioè, possiamo cambiare i colori. Oddio, sì. Vai, ho messo i ciliegi, ragazzi. Ho messo i ciliegi. Ok, poi abbiamo l'erba. Anche l'erba può essere cambiata. Volendo, posso mettere tipo le arance. Girasoli, che belli! Non so che pianta sia, ma voglio questa. Bellissima. Guarda che roba. Cambiamole il colore, guarda. Faccio leggermente più. Ecco. Sì. Così fa contrasto. Poi abbiamo le decorazioni. Possiamo aggiungere le decorazioni alla città. Guarda, un panda gigante. Una palla di Giove. Ah, eccoli qui. Ma perché mica lo vedevo? Vai, abbiamo questa decorazione di questo gatto gigante. Possiamo aggiungere gli animali. Voglio un panda qui. Guarda i gatti. Ho messo un gatto. Posso mettere un cane. Dov'è il panda? Ah, perché li mette sparsi, vedi? Allora, facciamo. Il panda forse è eccessivo in questa zona. Ci metto. Il procione, ci metto gli scoiattoli e ci metto... Coccodrillo no. Coccodrillo magari, ma aspetta, ce ne sono altri? Dai, metto anche il panda. Che... Mettiamolo, un panda. Poi, effetti speciali. Col drone. Farfalle. Ah, qui. Devo scegliere quanto alto le voglio. Tipo... Come faccio a vederle? Fireworks, se volessi fuochi d'artificio. Oddio, non li vedo. Forse li vediamo quando ripartiamo. E poi il controllo del posto. Ah, guarda che ti fa vedere il quartiere. Fa vedere in generale la zona. Mamma mia, raga. Cioè, possiamo editare completamente anche la città. Cioè, guarda, adesso io ho messo i ciliegi. E ho messo, boh, questi cespugli bellissimi. Oddio, non lo so in realtà se è una roba da mocio. Ok, sì. Alle 6 del mattino. Qui, che delinquente, il vicinato mi odierà. Cioè, questa alle 6 del mattino con il... Oh, guarda! Com'è diventato tutto super pulito! Oddio, aspetta, io avevo dimenticato un pesce nella borsa! Place. Mi ero dimenticata di aver infilato un pesce in borsa. Allora, andiamo a vedere un po' di oggetti che possiamo comprare. Perché qua avevamo le strutture. Oh, sono tantissime. Non finiscono più. Cioè, raga, guardate quante finestre. Il gioco non è ancora uscito, eh. E considerate che non ci sono ancora le mod. Questi sono di base. Ok. Wow. Cioè, guarda quanta roba. Stampante 3D. Oh mio Dio, raga. Se qualcuno di voi è bravo in modellazione 3D, si possono aggiungere i mobili fatti da noi. Se qualcuno di voi è un modellatore 3D, io no, non sono capace.
E qua invece hai proprio le basi, vedi? Oddio, guarda! Cioè, hai le basi dei mobili? Per esempio, no? Mettiamo che... Crest, legs... Ah. Vedi? Cioè, tipo, posso farla così? Qua ti fa fare i mix. Che sedia è questa? Cioè, cado subito. Fammi vedere. Bellissima sedia, la metterò subito. Vedi? Cioè, puoi scegliere sopra, sotto, quindi puoi mixare i mobili. E ce ne sono, vedo un botto, questi sono i tavoli, guardate. Per esempio, questo... Questi sono dei tavolini. Li puoi fare tipo così, 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 così. I modi, wow. Ok, cioè raga, questo è il preset che mi ha fatto la Vale. Vi faccio vedere che figo che è. Dai. Cioè, sono io. Mi ha messo pure il cappellino di Red Bull e la felpa di Sailor Moon che mi ha regalato lei. Quanto bello. E questa è lei, invece. Adesso finalmente do... Dove do? Il tuo mi piace veramente troppo, guarda. Mi scarico anche il tuo. È Timothy Chalamet? È fucking Timothy fucking Chalamet? Oddio, ma è morto davvero? Ma sto male. No vabbè, ma chi l'ha fatto? Ma è geniale. Ma raga, ma è lui. È uguale, cazzo. L'ha fatto Giammo, veramente. Ma è bravissimo. È stupendo. È uguale. Possiamo fare anche il letto da prigione. Quindi abbiamo i computer. Guarda che roba. Guarda. Cioè tipo... Guarda, cioè ti puoi fare il setup del fisso. Puoi mettere queste bellissime luci. Che tipo di lampadario è questo? È stortissimo. Ok, ma aspetta. Ecco, se volessi fare questo, cioè se volessi questo lampadario in casa mia. Ho messo ok, quindi. Ok, adesso dove lo trovo? Lo devo comprare, immagino. Craft. Ah, no, è qui, guarda. Eh sì, lo devo comunque comprare. Cioè non è che siccome l'ho craftato, allora me lo regalano, vedi? È qui. Ok. Lo metterò qui. Il mio lampadario custom è bellissimo. Guarda, c'è un omino che tiene una specie di uovo con, che è adorabile. Bedroom, living room. Ah, vedi, te li divide per stanze. Sì, ma quanti divani! Voglio questo cuscino. Allora, metterò questo cuscino qui. Che carino! Poi... Allora, una cosa che sicuramente mi serve... Ecco, hobby, perfetto. Mi serve il tappetino da meditazione. Questi sono da yoga. Come faccio a meditare? La hop, no. Ma per la meditazione secondo me non mi serve niente. Allora, per la musica. Intanto dobbiamo imparare a cantare. Oh, guitar stand. Sì, magari sì, dai. Così non devo tenere la chitarra per terra. Forse è il caso. Abbiamo lo stand per la chitarra. Allora, che cosa abbiamo? Un mixer. Abbiamo un microfono, un condensatore. No, io volevo un microfono per cantare. Visto che vogliamo diventare delle idol, no? Guarda, lo metto qua fuori il mio microfono per cantare. Voglio farmi odiare dal vicinato. Yes. Perfetto, perfetto ragazzi, fantastico. Allora, in tutto questo io dovevo comprare, guarda, c'è anche un ring light. Vogliamo fare streaming? Si può prendere il PC, c'è il microfono condensatore da mettere sul tavolo, ring light, c'è tutto. Quindi poi mi faccio anche la postazione da streaming. Allora, detto ciò, mi serve un orsetto di peluche, children. Ma è gigantesco, ma non ce n'è uno più piccolo. Aspetta. No. Mi sa che... Vabbè. Me ne andava bene anche uno misura standard, però ok. Vada per il grossissimo orsetto di peluche. Lo metterò qui. L'angolino, sì. Ok, teddy bear. Perfetto. E che altro ci serviva, raga? Basta, per il momento. Non spenderei altri soldi. Casa grande, orsetto grande, giusto. Ah. Blue chant. Zornini. Sumulio. Mi ascolta. Allora, ha funzionato, vedi? Adesso sono joyful, sono molto felice.
Cesar, I'm glad you're... Ah, vedi, sono felice che sei qui e mi ascolti. Sta parlando con me. Oh, mi ha scritto Vuvar. Did you get the gift? I spend a lot of time picking out. No, aspetta, che regalo mi ha fatto? Allora, aspetta, c'è un regalo del nostro Astarion davanti a casa. Andiamo a vedere, vai. Che costrizione. Vai, vediamo che cosa ci ha regalato Astarion. Ho ancora un pesce nella borsa. Una macchinina. È molto carina. Place. Vai, non so dove la possiamo mettere. Vediamo dove la sta mettendo. Un tavolo. Vabbè, ci sta. Ok, abbiamo la macchinina di Astarion. È adorabile. Hai visto? C'è un botto di... Sì, ci sono un botto di persone. Poi, allora, dobbiamo studiare l'interpretazione dei tarocchi, ma ci servono dei tarocchi? Io non ce li ho i tarocchi, quindi immagino di doverli comprare. No, vabbè raga, c'è la cartoleria! Guarda! Le matite! Se vuoi c'è la cartomante. Ah, forse devo andare dalla cartomante, allora. Bagni. Questi sono accessori da pulizia. Luci. Abbiamo tutte le luci disponibili. Tavoli e sedie. Cucina. Camera da letto. No, scusate, salotto. Questo è il salotto. Ok, c'è tutta la roba per il salotto. Vedete, poltrone, scaffali, mobiletti, tende, televisioni. Ok, c'è il camino. Ornamenti. E poi abbiamo la camera da letto. Sing a song. Yesi! Bondero caro, 22, yesi! Quindero caro, trombota, yesi! Yesi! La donterambo, chorosi, yesi! Yesi! Bondero caro, 22, yesi! Vorrei cantare un duetto! Bondero caro, trombota, yesi! Vediamo chi viene a cantare un duetto con me! Na donterambo chorosi, yesi, yesi. Bondero caro. No, devo riuscire a far venire il tizio a casa. Vediamo se lo riesco a chiamare. Allora, vai. Dov'è il mio moroso qua? Eccolo. In realtà non è moroso. Oh. È venuto un tizio a caso. Chi è lei? Yesi. Ho preso la chitarra. Prima lo salutiamo. È la protezione civile. Ma esiste una persona che non sta lavorando, che non viene a fare cose? Perché sono solo persone che lavorano? Displeased. Ok. Ah, perché ha fame. Ha un sacco fame. È arrabbiatissima, guardala. Tipo mega arrabbiata. Va bene, forse non è il caso di cantare due. Vuole venire a mangiare? Okay. Gli dirò che mi sento molto a disagio. Espressa workness. Come si dice? How to be awkward. Vai, il pollo! Forse non ho effettivamente... Cioè, forse ho effettivamente ancora fame col mio Zoe. Perché mi viene il dubbio... Che non abbiamo mai mangiato un cibo cucinato per bene. Quindi secondo me ha fame. Ha proprio fame. I tarocchi? Dove i tarocchi? Travel by car! Spero che ci sia un bagno dalla cartomante. Ma la mia macchina? Perché sto andando a piedi? Vabbè, sono andata a piedi. C'era la mia auto. Devo andare con l'auto. Io non so neanche dov'è sto posto. Però forse è vicino. Come non ho la macchina? L'avevo comprata ieri una macchina. Ah, forse valeva solo per un giorno? Forse perché effettivamente costava solo $100 lì, 100 miau. Ah, vado in metropolitana. Ok, vabbè, andrò con la metro allora. Prendiamo lo spostapoveri. Aspetta, aspetta che voglio vederlo quartiere. Aspetta un attimo. Oh, Tarot Fortune Café. Guarda un po'. Salve.
Greet with sincerity. Greet politely. Nali bosso. Greet friendly greeting. Jubilimo. Mimi Kreisu. Allora, se io volessi un po' una lettura privata dei tarot. Simolio, Jubilimo. C'è il bagno, infatti vado. Oh, c'è il bagno, è vero, c'è ragione. Vado subito in bagno, guarda. Forse era meglio andare prima in bagno, però. Ne hanno addirittura due di bagni. Avevo sbagliato bagno, ma ha fatto già lei. Ma quella grossa? Ma in giro? Ma mentre c'è il pupazzo che saluta come uno scemo che mi guarda? Lillian! Cioè, questa veramente sta andando a cacare nei bagni altrui? Cioè, sono andata a farmi leggere i tarocchi! Vabbè, io, guys, non ho parole. Quando scappa, scappa. Almeno si è lavata le mani. Allora, andiamo a farci leggere i tarocchi. Oh! Studi tarot interpretation, vai. Perfetto. Allora, vedi, è qua che lì dobbiamo studiare i tarocchi. Ma che figata. Vai, vai, studia. Allora, il tuo futuro dice che avrai tanta fortuna dalle 16 alle 19. Dopodiché sarà una vita di disgrazie, perché il gatto regna in sole e la papessa... Questa, perché hanno la zampina di gatto, queste carte? E la papessa dice che no, raga, è uscito il gatto nero. Siamo rovinati. Ma se io volessi una lettura dei tarocchi? Già che siamo qua, get tarot reading. Me li faccio leggere, vai. Vai, vai, vai. Ah, ma me li sto leggendo da sola? La Monsai. Ma vabbè, io pensavo che me li leggesse lei. Ah, è per ordinare tipo dei frullati del cibo. Vediamo. Vediamo il menù. Posso scegliere? Ah, la torre. È venuta la torre. Mi è uscita la torre, guarda. Allora, vado. Me ne vado. Saluto tutte queste persone. Vado dal pupazzo che saluta come uno scemo. No, non posso fare nulla. Posso rubare un'auto? No. Io vado in giro per i negozi, cioè posso entrare dappertutto. Proviamo a fare un po' di esplorini della città. Tipo. Allora, questi mi sa che sono per bellezza. Però io credo ce ne siano altri invece che sono veri. Tipo questo no. Donut Delight. Mart 24. Vediamo. Allora, come faccio a capire quali negozi sono aperti e quali no? Tipo, qui dice open. Questo dovrebbe essere aperto. Questo no. Forse ci sono proprio dei posti appositi. Vediamo. Vediamo il quartiere. Allora, dove mi trovo io adesso? Sono qua giù. Ah, sì, Jenna Fashion, guarda. Perché qua c'è la Tarot Fortune e qua c'è Jenna Fashion. Quindi ci sono tot negozi. E dalla mappa possiamo scegliere dove andare. Sì, si può esplorare, però alcuni sono tipo negozi placeholder, cioè sono messi lì così. Ah, oppure può essere sì, che non possiamo perché è una demo. Ah, questo è il negozio di Jenna Fashion. Vediamo. Immagino che questa sia Jenna, no, è una tipa che si è comprata dei vestiti. Oddio, che bello quel vestito che c'è sul manichino. Ah, solo da fuori posso... Da fuori lo apprezzo, va bene. Aspetta, ho dei desideri. Ah, riporta le news al computer. Devo avere una conversation a proposito del rule abiding values. So che cosa vuol dire rule abiding values. A person on the street, this rumor is about you. What's living a super attractive person? Dice che c'è un'informazione su di me. C'è un tipo, cioè, che nel senso che dice che lei è bella, è una persona figa. E dice, ma com'è vivere essendo super fighe? E lei dice, grazie per avermelo detto, mi fai stare bene, tipo. E vabbè, nel senso,
grazie. Oh. Cosa ti devo dire? Ho fatto un complimento, thanks. Ah, ma c'è il cabine, c'è il camerino, giustamente. Belli sti camerini. Che carino! Oddio, mi piace un sacco, che bello questo vestito. Sì, devo cambiare i calzini, decisamente, però il vestito è molto bello. Se tolgo le cuffie sta un sacco bene. Ah, l'ho già preso? È mio? Cioè, me ne vado, esco così col vestito? Oh no! No, 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 no! No, 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 scherzavo! No, non ho pagato! Oddio, mi arresta! Ok, no. Aspetta, e quindi che succede ora? Oh no. Un report. Police station. Ma sono stati rapidissimi! Visit Jenna Fashion tomorrow. Andrò a pagare. Ok. Ok, 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 ok. Sono qua, guarda. No, sono qua. Non andare via. Cioè, volevo essere arrestata per cose ben peggiori di un vestito. Se volessi invitare il nostro fiancé al karaoke. Me ne vado col mio nuovissimo e meraviglioso vestito per il quale sono quasi finita in prigione. Oh! Aspetta! C'è l'unica settimana piena, ma ci sono tutte le attività, guarda! Tipo, questo è l'attività che c'erano nel parco quando abbiamo iniziato. Poi, volendo, appunto, c'è l'università. Cos'è paying? Ah, paying for the outfit. Ho già pagato. Qui dice che devo passare domani, ma io ho già pagato oggi. Vedi, tarocchi. Qui c'è un meeting place, quindi puoi andare qua a incontrare persone. Quindi qua, volendo, possiamo anche disattivare, mi sa, alcune giornate per far sì che, magari, che ne so, hai un giorno libero. E non vuoi avere il calendario pieno. Dicevamo, karaoke. Io volevo far venire il tipo, però vabbè. Pump up audience, non c'è nessuno. Farò però. Mamma mia, fortissima. Raga, credo di voler fare la rapper. Un po' piango. Non è venuto nessuno. Sario mi ha ghostato. Vai, soldini nel... Sì. Ancora, sta canzone. Yassi. Yassi. Ormai l'ho imparata anch'io. Oh, però sentite, intanto le capacità stanno aumentando, guarda. Vabbè. Aspetta. Raga, col chipmunk. Yassi. Dobbiamo diventare brave, adesso vedrai, diventeremo delle idol incredibili. Cioè, ha fatto la carriera artistica. Oh, aspetta, c'è Starion. Lo inseguo, guarda. Lo inseguo, che bello sto parco. È bellissimo. Starion. Finalmente. Hello. You're made to your destination. Be together. No. Ho un po' fame. No, aspetta, questo un po' viene a vivere da me. Non so se volevo. Presto. Sbagliato. Vabbè, ormai. Show affection. Oh, che carini. Adesso vieni con me, vieni. Cos'è questa musica sexy? Partita, musica sexy, travel by car. Devo mangiare prima. No, aspetta, andiamo insieme. Andiamo insieme, viaggiamo in macchina. No, non abbiamo ancora bombato. Io propongo di andare a casa. Già, super fame. No, vieni. Ha mal di pancia per la fame. Ci sono qua dei distributori di schifo. Mangiamo qualcosa. Allora, ah no, è un biglietto della lotteria. La torre porta fortuna? No, ho troppa fame. Ho perso. Rocky. Mannaggia. Rocky mi... Ah, quello è il gatto che ho. Quello è il gatto che ho messo sopra la metropolitana. Non credevo fosse così grosso. Però vabbè, ci sta molto bene. Molto carino. Io ho mollato Astarion perché devo trovare del cibo. Ho già finito? Wow, rapidissimo. Siamo a casa. Questa è casa mia.
Via. Allora, posso invitare Astarion a venire qua a casa mia. Quanto è bella sta casa, tra l'altro. Sta così con le vetrate. Cioè, zero privacy, eh. Allora, I'm going to give you 100% commitment, unconditionally love. Cosa ne pensi? Vai, rispondi positivamente. Vai. Oh no. Oh no, la telecamera non è d'accordo. Comunque Astarion è stato conquistato. E sta arrivando. Oh, ma ci sono i negozi! Chloe e MD! Raga! Questi sono tipo... outfit preset. Questi sono tipo i vestiti quelli da... sono i completi quelli da... da idol! Guarda! Oh mio Dio! Ma che belli! Li adoro! Sono bellissimi. Sono quelli tipo super particolari questi qua. Li voglio in RL, anch'io. Completino in tweed. Oh mio Dio. Guarda quanti ce ne sono. Sono tutti un po' strampalati, eh. Cioè si vede che roba un po' stramba. Ma questi mi sa che sono i vestiti tipo che mettono le idol ai concerti. Sì. Vedi, cioè questa è proprio roba da idol, si vede. Zoe. A me piaceva tanto questo. Guarda che carino. Questo è proprio bellino. Vai. Che carina! Lo adoro! Lo voglio in real, questo completo. Lo metterei tipo adesso. No, adesso fa un po' caldo per i pantaloni lunghi. Però che bello. Sono le 5 del mattino. Mi sembra l'orario perfetto per fare pratica col canto. Allora. Vai. Alle 5 del mattino. Comunque rap è la cosa migliore. Oh, non abbiamo ancora provato la chitarra elettrica. Gratis. Vai. Ecco, vedi, tipo questo qua è un baghettino. Però... tipo ti riprende l'oggetto, capito? Come se si sdoppiasse quando lo devi rimettere giù. Dai, dai, stiamo migliorando. Ops. Ho venduto il pavimento. Beh, bella l'erba, no? Nel senso... com'è così? Beh, non è male, dai. No? A contatto con la natura. Aspetta, fatemi rimettere un pavimento. Non lo so, non so come si fa. Va bene, teniamo il prato. Terrò il prato, raga, non so come si fa. Ci sarà sicuramente un modo per mettere il pavimento, ma non so quale sia. È il momento di trovare lavoro. Quindi, andiamo al computer. Tra l'altro lavoro mi sa che lo possiamo trovare anche... ah, report news. Questo siccome la stanza in qualche modo non è chiusa... finché non viene chiusa, non posso mettere il pavimento. Quindi ci deve essere qualcosa che è rimasto aperto nella stanza. Allora, oh. Felice. Quindi, quello che possiamo fare... come sono ricomparsi i muri qua? Via muri. Allora, troviamo lavoro. Qua c'erano le ambizioni. In progress, stay healthy. Ma allora, noi in realtà avevamo... questi sono tipo i nostri goal ogni volta. No! Cosa fai? Ma ha buttato nel bidone il regalo di Astarion? Ma la macchinina che le aveva regalato Astarion? Ma come faceva a cagare? Allora, iniziamo a lavorare 5 giorni alla settimana dalle 8 alle 6 nel mondo dell'intrattenimento. 4 di 4, 3 di 3. Ah, le posizioni libere, mi sa. Sì, facciamo. Vai, qui c'è l'application. Allora, the job you want to apply is for... ah, it's not hiring right now. We found two clips in family.
will be fired and you will take their place. Do you still want to... Queste sono le posizioni disponibili. Cioè, ti dice già che sono già pieni, vedi? Non ci sono posti disponibili. Ma quindi non ci sono posti disponibili per nessun lavoro? Cioè, se io voglio lavorare, deve essere licenziato qualcuno? La disoccupazione di massa. Start busking? Che cosa vuol dire? Non so che cosa sia busking. C'è la crisi. Iniziamo una campagna di diffamazione verso qualcuno. Yes, sì. No, ti prego. Caro, 22, yes, sì. No, basta sta canzone, quindi, ti scongiuro. Caro. Guarda, vai a suonare la chitarra. Fai pratica con la chitarra elettrica. Sono al limite di quanti yassi posso sentire. Comunque sta diventando più brava, eh? Ma questa è la mia macchina? Ma che colore orribile. Io la volevo verde, ma non ha... Wash the car. Laviamo la macchina, vai. Questa è la mia macchina. La laverò. No. Take a selfie on the hood. Scusami, eh. Ok, si glitcha un botto. Sì. Io non ricordavo di aver preso una macchina color vomito, comunque. Allora, get in. Driver seat. Non mi fa fare niente, aspetta. Open trunk. Allora, vedi che... Aspetta. No, io in realtà ho già pagato per i vestiti. Ah, vedi, posso metterci dentro la roba qui. Anche le persone, probabilmente. Repair. Posso aggiustare la macchina. Sta roba qui, questa è proprio glitchata. Facciamo una bellissima cosa, ragazzi. Ho un'idea. Benissimo. Macchina, compra. Ci compriamo la... Convertible. Fermati. C'è miscorea qui. E ce la prendiamo nera. Ok. Questa è la mia nuova macchina, va bene. Salutiamo Miss Corea qui. Yeah. Anzi, sai cosa? Voglio litigare. Litighiamo con Miss Corea, così a caso. Senza motivo. Litighiamo. Salutala con arrogante sarcasmo. Vediamo. Vai. Voglio litigare, perché sì. Voglio, non ho ancora provato a litigare con nessuno. Aspetta. What did I do? Che cosa ho fatto? Naga bazoom. Bizarra. Vediamo come posso farla arrabbiare. Ok, meno 10, perfetto. Altri modi per farla arrabbiare? Sei arrabbiata? Glob scals naga bazoom. Bizarra. È arrabbiatissima. Perfetto, mi sta odiando sempre di più, incredibile. Parliamo dei suoi capelli. Aha, blue chancy, planty scrub, in quick vedere se si azzuffano. Drips do. Brute. C'è della roba per terra. No! Devo litigare. Vai, continuiamo così negative. Naga bazoom. Bizarra. Sto instaurando un rapporto negativo? Oh, rule abiding, finalmente! Yago Crusher. Oh, alleluia! Symbol Devon. Glendish. D'accordo su rule abiding. Allora, challenger. Vai. Brito Maxi Lu. La conversation about the rule abiding values, ne avevamo una. Blinska Vince to Lista. Bene. Fizzle Quap. Lumpa. Zendu. Lumpa Lumpa. Clip Zipper Lulu. No! No, raga, i toast sono rimasti in mano. La mia mano è diventata un piatto di toast. E sto mangiando la pizza. Non vi capita mai nella vita reale che la vostra mano si trasformi in un toast? Io vorrei che lo facesse. Sarei una persona più felice, sinceramente. Ormai quel piatto fa parte della mia vita. Cioè, ormai qualsiasi cosa faremo nella nostra vita, ragazzi, avremo un toast in mano. Cioè, quando daremo il nostro
primo bacio ad Astarion, quando Astarion verrà a vivere da noi, quando avremo un bambino, quando terremo in braccio il nostro bambino, il piatto di toast sarà sempre con noi. Timing, did you get the gift? I spent a lot of time picking. No, aspetta! La tizia del negozio mi ha mandato un regalo. Spero che non sia tipo una testa di cavallo, visto che dovevo andare al negozio a pagare e non sono andata. Però avevo già pagato prima. Mi raccomando, butta via anche questo di regalo. È un gattino! È bellissimo! Vai subito a piazzarlo, è stupendo. Sembra quasi di avere un gatto vero. Bellissimo. Certo, è un gattino finto. Sì, vabbè, però... è comunque un bel gattino, no? Voglio un lavoro nell'intrattenimento. Sì, non mi interessa se uno viene... Allora, congratulazioni nel tuo nuovo lavoro. Di d'ora in poi ci avviseranno quando dobbiamo andare a lavorare. Sono diventata un idol. Una trainee idol. Una potentissima e incredibilissima idol. Ma ti avevo già detto di sì. I want to see you so much. Let's meet soon. E vieni. E vieni, vieni qua. Aspetta. Cos'è questa cosa? Il lavoro nuovo! Oddio, raga, sarà bellissimo andare a lavoro il giorno dopo. Dobbiamo fare le idol. Certo che con tutti i lavori che c'erano, le pratiche con la chitarra. Eccolo che sta arrivando. Eccolo! Ah, entra in casa così? Vabbè, effettivamente l'ho sammonato qua. You have made it your destination. Sì. Allora, salutiamolo. Vai. Power of love. Oh. Oh. Rokoa. Barosi. Ah, move together. Aspetta, ci trasferiamo. Ho cliccato su move together. Allora proviamo a parlare di valori tradizionalisti, che lei ne ha bisogno. Lo chiede. Perfetto, dai. Più zero. Tradizionalista, Lilian. Una tradizionalista. Grapple next pita. Grapple next pita. Ma vuoi una pizza? Ho delle pizze. Allora, vai, passiamo tempo insieme. Tell a dirty joke. Blue chant, planty scrib. Quizzy drips do. Snappy. Snappy. Snappy, non era convinto, Snappy. Oh, vai. Senasa. Oh, Rubilia. È della serie, non ci conosciamo per niente, abbiamo solo flirtato. È dall'inizio della relazione che flirtiamo e basta. Solo quello. Give a gift. Show affection. Serenade. No, dove era Serenade? Cacamolle. Kipsy. Che adorable foto. Cacamolle. Non ho capito, che regalo gli ho fatto? Vabbè che ogni 3x2 andiamo in bagno, però... Dice proprio cacca molli. Vai. Allora. Cristo te resta. Non mi pisserà. Mosi. 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 Quipsy. Oh, la vigni. Mosi. Serenade. Oh, Winza. Fammi vedere qua la relazione com'è. Ah, è tipo true love al massimo. Jazzling Mabrini. Non siamo male ora ormai con la chitarra, Ma quindi lui adesso vive con noi? Ask them to marry you. Io posso anche utilizzare lui? Vediamo. Perché allora so che c'è un modo anche per utilizzare gli altri personaggi, ma non ho la più pallida idea di come si faccia. Vai, tieni la mano. Mi sa che dobbiamo fargli la proposta allora. Che non abitiamo ancora insieme, esatto. Perché finché non formi la famiglia non puoi. Rubisa. Pineapple onesie. Pineapple. L'unica cosa che ho capito è pineapple. Vai, ask them to marry you. Che è successo? Ah, perché c'è la cutscene. Oddio.
Virgil, Marsha, Maurice. Ma è bellissima la cutscene! Ma che figo! Cioè, ti parte proprio la cutscene con i personaggini, che bello! Congratulations! Vai, siamo fidanzati! Evviva! Ok, io però sono un idol, quindi spero che ti vada bene. Non ne abbiamo effettivamente parlato prima. End engagement, così? Pledge eternal love. Senasa? Senasa. Oh, Rubilia? Kipsi. Senza Marray. Freeza Trogue. Ok, vabbè, dice più zero, ho capito perché. Cioè, ti dà più zero perché sono già al massimo. Ma... le cosacce qua non le possono fare? Posso disinfettare il letto al massimo, molto romantico. Però posso farlo stare qui, get married. Andiamo. Senza invitati, senza portare nessuno. Sai che prima dovremmo effettivamente... non lo so. Chiamare un prete. Ma... cosa stai facendo? Cioè io sono qua che aspetto il matrimonio mentre questo si scalda una pizza nel microonde? Sul serio? Astarion! I'm waiting. Allora no. E allora fanculo il matrimonio. E allora mangiamo la pizza. Ho una pizza anch'io, guarda un po'. Ma io dovevo andare a st'università? Anche se non frequento l'università? Ma no, non ho bigiato, dai. Ma no, l'abbiamo appena preso il lavoro. No, è domani. Ha detto che il primo giorno non potevo andare. Ha detto che il primo giorno non si andava. Vabbè, ragazzi. Noi volevamo sposarci, ma c'è prima la pizza. Allora, aspetta. Dove è andato... Dario, è andato via? Oh. E quindi niente matrimonio perché è andato via. Però, esatto, almeno ha lavato i piatti. È arrivato, ha mangiato la pizza e se n'è andato. Grazie per la pizza. Ah, dite che è andato via perché la pizza faceva schifo? Questo.